9 maggio 2016. La Presidente dà conto delle missioni e passa alla discussione sulle linee generali delle mozioni Carlo Galli, numero 1193. Nuova formulazione, Duva, numero 1265, concernente interventi per il rilancio del comparto della ricerca italiana, nella quale intervengono i deputati Carlo Galli, Luigi Gallo e Dallai. Chiusa la discussione, il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Si passa alla discussione sulle linee generali della proposta di legge numero 1994, nella quale intervengono il relatore Sarro, nonché le deputate Rostan e Agostinelli. Chiusa la discussione, la Presidente prende atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle 16:30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 17 maggio 2016, con inizio alle 10. Grazie, e se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Ecco, grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, i deputati Alfrede, Amendola, Amici Artini, Bindi, Boccia, Michele Bordo, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Cicchitto, Dell'Ai, Di Gioia, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Garofani, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Lorenzo Guerini, Lo Sacco, Marazziti, Mazziotti di Celso, Meta, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Rigoni, Rosato, Sanga, Sani, Scotto, Speranza, Tabacci, Tofolo, Valeria Valente, Villecco, Calipari sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 118, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dal Senato, numero 3892, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 3 maggio 2016, numero 59, recante disposizioni urgenze in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge nel testo delle commissioni identico a quello approvato dal Senato. E allora, colleghi, passiamo alle